Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora! Pronto? Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet. Sì. Ecco, ascolti, le spiego quello che è la mansione. Certo, come no. Noi stiamo collaborando con Medusa e con i cinema. Sì. Ecco, in pratica stiamo ricercando del personale per tutti i cinema. Sì. Perché le spiego, c'è una prima di un film che si chiama On Air, storia di un successo. Siccome è prevista una forte affluenza, stiamo assumendo più personale appunto per gestire al meglio tutta questa folla di persone che verranno a vedere il film, capisce? Certo, sì. Ecco, in pratica noi pensiamo a lei, perché è la persona più adatta per questa mansione, le vorremmo dare il ruolo di responsabile capo dell'igiene. Va bene, vediamo un po', almeno ci troviamo, ci possiamo trovare. Certo, chiaro. Candidato interessato, avvio processo di assunzione. Cos'è? Allora, per quanto riguarda questo lavoro, dobbiamo seguire un iter burocratico stabilito dal Ministero del Lavoro. Sì. Ci sono tre tipologie di contratto. E dica, sì. Allora, la tipologia A, per un corrispettivo di 1.800 euro al mese, lei dovrà pulire tutto il cinema. Sì. Tipologia B, per un corrispettivo di 900 euro, dovrà pulire i bagni del cinema. Sì. Ho capito. Vabbè. Tipologia C, per un corrispettivo di 70 euro al mese, lei dovrà pulire i cazzi di quelli che vanno in bagno al cinema. No. Con la spugnetta, ovviamente, nel senso. Non mi interessa. Se no, se le interessa, abbiamo la tipologia D. Sì. Per 5 euro al mese, sempre pulire i cazzi, però con la bocca. No. Io le fiche pulisco, i cazzi no, te li faccio pulire da te. I buchi del culo no? No. Neanche. Se vuoi pulire i buchi del culo ti diamo 20 euro in più, eh. No. Giusto per capire, lei nella vita ha mai lavorato un giorno? O... No, che dal tono mi sembra che fino adesso l'unico lavoro che ha fatto è quello di stare sul divano sdraiato di lato. Sì, no. Sempre di lato. Di lato? Di lato. Chi cazzo è Cleopatra sei? No, mio, sono vicino. Ascolta, guarda, io pensavo una roba a sto punto qua. Potremmo fare un altro film, altro che On Air, storia di un successo. Qua possiamo fare un film con te e lo chiamiamo On Air, storia di un pelandrone di merda. Bravo, anche tu, sarai tu insieme, no? No, solo te. E ci vuole un'altra persona insieme a me. Le mettiamo altre, guarda, facciamo così, mettiamo te sul divano di lato tipo Cleopatra che ti mangi l'uva e intorno mettiamo un sacco di egiziani che ti mirano i cazzi in faccia. Ah, pure tua sorella. Vabbè, senza cazzi intorno che ti do due schiaffi in faccia che ti manda molfetta, quindi fai bravo. Tu sei un cazzo pieno d'acqua, tu vattene a fare in culo, te tutta la razza tua. Adesso comando io, stai zitto. No. Pezzo di merda. Stai zitto, fai silenzio. Fatti trovare, pezzo di merda. Ti do un euro se stai zitto, va bene, un euro al mese e fai silenzio. Fatti trovare che ti posso mangiare due palle. Stai parlando? Togli une. Chiudi, zitto. Pezzo di merda. Spero che non ti conosco mai, se no la lingua te la scatire dalla bocca. La lingua te la farei usare per sé, per fare che cosa? Per dargli gli schiaffi sul cazzo. Sì, nel culo te li do gli schiaffi. Pezzo di merda, fatti conoscere chi sei. Sono tua mamma. Ehi, minchia di mare. Minchia di mare. Sei ridendo come una puttana, ridi. Puttana. No, ma che sei, prosa, sei? Sai che ti vorrei veramente incontrare? Sì, che ti faccio uscire il fuoco dal culo. Minaccia, Come un procio, ridi. Procio, chiudevi terrune. Tua madre si è fatto un terrune per uscire un cazzo come te. Pezzo di merda. Questo è il momento di Gigi Valli che ragazzi, qualcuno dica a Luca Alba che era uno scherzo questo caffè. Lui ha chiamato per la tipologia B, quella 90 euro al mese. Infatti è sparito dallo studio. Ha ragione Paragone. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Ha ragione Paragone su cosa? Cioè, non ho capito. In generale. Ma perché? Ha ragione Paragone. Voi mi state nascondendo qualcosa. Stasera sì, divertiti però. Allora giuro che se stasera succede qualcosa di strano, io domani me la prendo con tutti voi. Ma cosa deve succedere? Non lo so. Domani c'è il best. Sì, sto cazzo. Vedrai tu, furbino. Vedrai.